Ok, adesso mettiamo insieme un po' di i vari elementi che abbiamo provato a sperimentare, anche perché insomma proviamo a metterli insieme e fare qualcosa di un po' più concreto. Poi io vi dico, imparate le istruzioni, è più interessante che proviate a sperimentare, a creare i vostri disegni man mano che andiamo avanti. Partiamo ad esempio con delle banalissime figure geometriche. E partiamo ad esempio dalla figura che normalmente si usa di base con il coding, che è il quadrato. Lo facciamo in questo caso proprio utilizzando le istruzioni che noi conosciamo, okay? Che abbiamo già imparato a utilizzare. Poi nel video successivo andremo a vedere un nuovo comando che sarà ad esempio la ripetizione. Allora, ad esempio, partiamo dalla nostra posizione iniziale, noi gli diciamo forward, ok, forward 150, ok, poi dovrà girare, stavolta facciamo girare a sinistra per cambiare un attimo, di 90 gradi, e quindi poi questa cosa la dovrà ripetere 4 volte, noi facciamo in questo modo. Copiamo e incolliamo e lasciamo anche l'ultimo 90 gradi in modo tale che vada a posizionarsi nella posizione proprio iniziale da cui è partita, in modo tale che se spostiamo la tartaruga sostanzialmente ci farà diversi quadrati. Allora, eseguiamo. Ecco il nostro quadrato 150x150. Selezioniamo la tartaruga, spostiamo la nostra bella tartarughina. Okay, facciamogli rieseguire un'altra volta e vedete che okay, abbiamo sostanzialmente disegnato il nostro quadrato di lato 150. Chiaro che se noi vogliamo fare il quadrato più piccolo, ad esempio facciamo un quadrato internamente, poi giocheremo un po' con queste cose, ok, tipo in questo modo. Se noi ad esempio diciamo non 50, 150 ma 75, poi vedremo più avanti il discorso delle variabili, in questo modo, adesso se noi eseguiamo abbiamo naturalmente un quadrato più piccolo. Quindi sostanzialmente, ok, ah, qui ho dato un'angolazione troppo, allora, aspettate che lo rimetto dritto, sfrutto ogni tanto l'uso del pulsante home per portarla dritta velocemente la tartaruga e ecco qua il nostro. Naturalmente impareremo anche a disegnare, a fare questi quadrati. Quindi partiamo adesso sostanzialmente con questi comandi per andare a costruirci delle prime figure geometriche. Volendo potremo standardizzare il tutto in modo da disegnare sempre lo stesso quadrato, noi partendo sempre dal centro, quindi potremmo dire un clear screen che abbiamo imparato prima, un home. Ok, eseguiamo, viene pulito tutto e abbiamo il nostro quadrato, naturalmente 75, portiamo a 150. In questo modo, ecco qua il nostro quadrato a 150.